tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio fare un tour di una cosa che ho creato. Allora, qui ci dice benvenuti e sono vestita la fatta. E vediamo un po' cosa hai creato. Ho creato una zona giochi. Spiegami un po' quest'angoletto che hai creato. Ho creato un po' tema fatte. Allora, qui ci sono delle fattine per giocare, perché appunto fatte. Sì. E così posso mettermi a giocare. Poi qui ci sono vari giocattoli e soprattutto rosa, perché volevo farlo a tema rosa, perché c'era pure Bia prima e mi diceva che era sempre bello il rosa, perché io era una cosa rosa, lei se la prendeva. Ah sì? Ti dava i consigli Bia, quindi, a modo suo? Sì. Ma tu sei anche una fata unicorno. Sì, una fata unicorno. Mi sono voluta mettere questo cerchietto perché ci stava bene. Infatti ci sta molto bene, sei proprio una fatina. Questa cosa Alissa l'ha fatta mentre io e il papà ci stavamo guardando un film e non sapevamo che lei era qui in cameretta a creare tutto questo. Sì, la mamma non sapeva niente, le avevo solo detto: mamma, sto facendo una casa, tu non la devi sapere. E adesso c'è questa sorpresa. E qui vedo anche un libro. Sì, è per passare il tempo. Sono arrivata a questo punto di pagina. Brava, brava. 23. È importante leggere. Però aspetta, io vedo anche altre cose. Non è finita qua. Oltre a questi giocattoli, cosa hai preparato? Ho preparato qui un disegno a tema fattine. C'è lei che vola qui a testa in giù. E lei che è felice. Sì, e lei felice che... E anche questa tenda l'hai messa tu? Sì, l'ho messa io. L'ho messa sotto la gabbia di Dipper e lì con lo scotch. Bellissimo. Poi scendiamo di nuovo giù e questo è l'angolo artistico. Ci sono le matite per magari, come piace a mamma, prima fare le cose a matita e poi colorare. Sì. E qui ci sono le matite, chi vuole anche gli evidenziatori e i pennarelli. Poi ci sono i portamatite. Sì, questo l'abbiamo creato noi con i Lego, ti ricordi? Poi c'è questo qui, il caleidoscopio. Sì, che tu metti l'occhio su questo buco. Sì, vedi? Questo l'abbiamo già fatto vedere in un video delle cose strane, ti ricordi? Eh sì. Anche questo è un po' magico. Eh sì, è per questo, perché l'ho messo. Che poi qui dentro ci sono anche stelline e fiorellini, ci stanno bene. E poi, per chi è un po' più tecnologico, c'è la lavagnetta. Sì, che posso disegnarci qualunque cosa. Magari ci posso disegnare un gatto. Che testone! Abbiamo anche la casa delle fate con Alissa Anguria che si sta riposando nel letto. E poi qui abbiamo la vera Alissa Anguria. Allora, adesso facciamo dei disegni a tema fate. Tu con il foglio e i colori, che questi colori sono bellissimi perché hanno tutte le tonalità pastello. Io invece con la lavagnetta, questa qui LCD. Alissa ha già iniziato, ehi, sono in ritardo. Io ho finito. Iniziamo dal tuo. Ecco il mio. Ma è bellissimo. Grazie. Ho fatto una fatina che salta sopra un fiore con una farfalla vicino e poi un po' di effetti di magici. Vediamo un po' la tua. Bella, super colorata. Eh sì, e se guardi bene, mamma, lì i capelli ci ho aggiunto due colori. Ah, hai fatto anche le sfumature, bravissima. Le scarpe sono bicolor, una così e una così. È vero. Ok, bene. Io direi che questo Fata Party è stato un successo. Sì, la prossima volta lo faccio a tema unicorno. Ok, il cerchietto andava bene anche oggi, tema unicorno. Sì, però che il pigiamone è tutto unite da unicorno. Sì, ma non svegliamo subito tutto quello che ci sarà. Anzi, neanche io lo voglio sapere, perché mi è piaciuta questa sorpresa. Va bene. Guarda un po' chi ci eravamo dimenticate di invitare al nostro party. Sì. E che però si è autoinvitata, ovviamente. Sì, beh, mamma, è stata la prima a conoscere che stavo facendo questa cosa. Le avevo detto a sottovoce: via, ora voglio fare tutta una cosa a tema giochi. Ecco, e gli dicevo: via, secondo te ci sta bene mettere una cosa così, un disegno qua e là? E lei non puoi capire cosa ha fatto un gesto così.
Ah sì? Sì. Quindi t'ha capito? Sì, mi ha capito. Però adesso mi sembra che stai ispezionando per vedere se è tutto come aveva detto lei, eh? Vediamo se trova tutto di suo gusto. Ecco, il tuo disegno già schiacciato. Bia, ti piace? Ha fatto sì. Vedi? Mi capisce. Bia si è mimetizzata tra i pupazzi. Ecco qua, il rifugio segreto anche per Bia. Ma che state combinando che io non vedo niente? Va bene, Alice e Bia sono sparite dietro la tenda, perciò siamo rimasti soltanto io e questo cane. Vi possiamo anche salutare. Ciao piede. Ciao ragazze. Ciao.